che già da anni, da 6 anni, insomma, si impegna a Salerno per ricordare Alfonso Gatto, ma ricordare non come si fa, insomma, di consueto, ma con cose vive, insomma, con un sito internet, con una fondazione, con una raccolta di documenti, insomma, è vivo, più che vivo, insomma, il ricordo di Gatto. Beh sì, anche nel pieno spirito di Alfonso Gatto. Alfonso Gatto era un poeta vitale, era un uomo vitale, quindi naturalmente le nostre iniziative vanno assolutamente in questa direzione. Noi iniziamo da domani una campagna di raccolta fondi per promuovere tutte le nostre attività, che sono decine. Inizieremo il 9 dicembre con un concerto alla chiesa di Santa Apollonia e proseguiremo fino all'agosto del 2014. Insomma, un importante festival, chiamiamolo così, dedicato ad Alfonso Gatto, nel quale ci saranno presentazioni, reading, concerti, teatro ed editoria indipendente. La Fondazione Alfonso Gatto è una casa aperta a tutti, naturalmente. Noi promuoviamo anche attraverso questa campagna di raccolta fondi giovani autori salernitani e campani. Credo che questo sia un dovere per una fondazione e lo facciamo con grande onore e grande interesse. Infine volevo sottolineare una serie di testimonianze di stima che ci sono state inviate da tanti personaggi del mondo della cultura e non solo, perché tra questi c'è anche Gianni Rivera, insomma, grande amico di Alfonso Gatto. Io ringrazio queste persone, siamo onorati di raccogliere queste testimonianze, uno fra tutti Gianni Mura, ma c'è anche Andrea Camilleri, Ascanio Celestini, insomma, grazie davvero e siamo sicuri che proseguiremo con grande profitto questo nostro percorso.